Wattè a tutti ciurma e benvenuti alle giocherine in questo nuovissimo episodio su Stray. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. E anche se la volta scorsa non abbiamo raggiunto i like richiesti, in ogni caso eccoci qua. Però per il prossimo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like. Vi chiedo, ve ne chiedo veramente pochissimi ragazzi, per cui spolliciate mi raccomando. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti ad incontrare finalmente Doc e praticamente ragazzi a testare, perlomeno l'ha testata lui, anche se adesso ce l'ha praticamente montata sul nostro zainetto, un'arma contro appunto quelle pulci assolutamente schifose e bleh. Per cui adesso, visto che abbiamo appunto quest'arma a disposizione, avremo la possibilità finalmente di sloggiare, di andarcene. Per cui andiamo dal nostro caro Doc. Grazie Doc. Guardalo come ci va cauto, giustamente. Adesso immagino che dovremo testare la nostra arma. Elimina tutti quegli zurk per spianarci il passaggio. Tieni premuto LB per usare il deflaxoro. Ok ragazzi, sarebbe a dire L1. Wow, funziona alla grande, però come sospettavo rischia il surriscaldamento. Lascialo raffreddare un po'. Quando succede, spero che duri fino a quando avremo raggiunto il villaggio. Ok, incrociamo le dita, Doc. Speriamo bene. Facciamo attenzione ragazzi che il deflaxor non si surriscaldi, perché sennò in momenti di necessità potremmo ritrovarci appunto nella cacca pupù. Allora, per quanto riguarda ragazzi i cali di frame, attualmente non ci posso fare nulla e purtroppo è colpa di OBS, della registrazione con OBS, quindi sto cercando un rimedio, ecco, diciamo così. Te pareva, l'interruttore non funziona, l'elettricità sarà stata staccata. Bene Doc, quindi immagino che toccherà a noi, no? Deve esserci un modo per aprire quella porta. Guardati intorno Doc, tu sei un genio della tecnologia Doc. Sarai sicuramente in grado di trovare una soluzione, o no? Doc? Deve esserci un modo... Ah ok, sì, va bene. Un modo per aprire la porta, io immagino che dovremmo salire, per cui... io non perderò troppo tempo, anche se da qua non ci arrivo per un ca, per cui... Allora, fermi, questo barile per forza deve servirmi a qualcosa, per cui scusa Doc, però fermi. Qualcosa dovremmo pure essere in grado di fare, ragazzi, dai. Fatemi provare una cosa, fermo. Qua posso salirci però. Ah, aspettate, c'è una roba rossa lì dentro. La sto vedendo adesso, per cui spostiamo il barile fin qui. Esatto, quello è proprio, ragazzi, un simbolo super palese che è là dentro che dobbiamo entrare. Vediamo se ci arriviamo da così. Op, ovviamente il magico Bob. Oddio, quella situazione si fa interessante, attenzione. Ehi, chi c'è lì? Oddio, ragazzi. La cosa mi puzza non poco, non tanto, de più. Ok, qua c'è una leva. Suppongo non sia tanto saggio fare molto rumore. In effetti. Ehi, Doc! Arriva l'energia? Oddio, arriverà pure qualcos'altro probabilmente. Fermi. State buoni, è pieno di uova di zurk qua. Eeeh! Oh, cazzarola! Oh, eccolo, si è surriscaldato, vedete? Minchia, non ho fatto in tempo ad attivarlo che già mi hanno succhiato via l'anima ste bestie immonde. Cioè, oh, posso avere un attimo per, cioè, ambientarmi e capire cosa diavolo sto facendo? O non è possibile? Mi sa che non è possibile. Va bene, allora, concentrati ragazzi, dobbiamo fare particolare attenzione perché al di là di questa saracinesca gli zurk ci aspettano cattivi, ok? Oh, 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 Bonnie. Ok, bisogna usarlo, ragazzi. Vedete, con moderazione, onde evitare il surriscaldamento. Te da dove arrivi? Maledizione. Ok, fermi. Probabilmente per adesso siamo al sicuro. Allora, qua non c'è nulla. Procediamo da questa parte. La musica si fa interessante, ragazzi. La situazione si fa spinosa. Ok, si sta prendendo... Oddio, Doc! Doc!
Corri, corri Doc, chiudila, chiudila. Via bestiacce. Oddio non va, oddio non va. Buono. Deflaxor, cazzo, Deflaxor. Via, 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 bestiacce, via. Oddio, oddio, la situazione è drammatica. Sta tranquillo, Doc. Ci penso io, Doc. Don't worry, Doc. Surriscaldato. Aspetta, Doc, non ti preoccupare. Ho la situazione sotto controllo, anche se non sembra. Mori, c'è. Oh. Non dirmi che si è rotto. Greve, per non dire grevissimo. Ci è mancato poco, torniamo a casa. Ok, la situazione è stata alquanto critica. Doc, fammi strada, ti seguo a ruota. Il deflaxor è pronto ad essere attivato in qualsiasi momento. Doc, tu sei sicuro di quello che stai facendo, vero? Io confido nel tuo sesto senso di robot, eh? Ok. Questa mi sa che è la porta che dà al villaggio. Non vorrei dire una boiata, ma mi sa che è proprio così. Attenzione. Forme di vita dall'altra parte. Ehi! Vai, Doc. Non titubare, Doc. Ok. Ma dai. Oddio. Che cosa cibi. Guarda, sono tutti contenti che è tornato. Oddio ragazzi, che cosa bella. Bellissimo. Grazie di aver salvato Doc, piccolo amico. È fantastico sapere che Simus non è più solo. Che bello. Adesso sappiamo di poter rispondere agli attacchi degli Zurk. Momo ti sta aspettando nei pressi delle fogne. Perfetto, è arrivato il momento di andare a incontrare di nuovo Momo. Doc e Simus sembrano felici. Penso che insieme abbiano fatto una gran cosa. Lo penso anche io, piccolo Bib. È stata una cosa veramente super tenera. Io direi di far concedere un pochettino di unghiazzamento, diciamo così, al piccolo Bob. Dopo aver compiuto questo atto bellissimo, io sono veramente contenta che siano finalmente insieme, che si siano riuniti. Per cui direi che possiamo andare a incontrare Momo, ragazzi. Momo, sei tu? Hai cambiato outfit? Ah no, Momo ti sta aspettando a bordo della sua barca, puoi raggiungerlo, ma sei sicuro di aver fatto tutto quello che volevi qui? Perché chiuderò la porta alle tue spalle, non voglio che si infili nessuno Zurk. Hai perfettamente ragione amico, io direi che possiamo considerare compiuta la nostra missione qui e possiamo direttamente dirigerci verso le fogne e quindi andare ad incontrare Momo. E poi ci sta aspettando sulla sua barca. Momo, sei da queste parti, amico? Eccolo! Oh, che ci accoglie così felice, quanto bello! Eccomi, amico, eccomi. Ci sono. Aspetta un attimo, scusa. Fammi dare un'occhiata. Ammazza, che mucchio di letame, regà. Che mucchio di letame, lasciatemelo dire, eh. Bello schifo. Amico, eccoci! Non riesco a crederci, hai trovato Doc e recuperato il Deflaxor. Sì, risponde Bob. Con questo nelle nostre mani possiamo metterci sulle tracce di Zbaltazar. Andiamo. Perfetto, adesso andiamo alla ricerca di Zbaltazar. Ok. Raga, ste missioni sono cose serie a cui Bob non ha assolutamente paura di introdursi, diciamo così. Ecco. Infatti ci introduciamo alle fogne. Questo posto sicuramente non mi ispirerà nulla di buono, ragazzi. Già la musica che lo introduce direi che si descrive da sola.
praticamente. Comunque continuo a dire le ambientazioni fantastiche, ragazzi, eh. Veramente fantastiche. Pure le luci, le scelte dei colori. Tanta roba, tanta roba. Guardate il piccolo Bob come, come attende paziente. Che c'è, Momo? Che succede? Perché ti lamenti? Ah, ma qua piove! Ora ci stiamo a far bagno. Sì, perché se non sbaglio, appunto, aveva detto che erano passate attraverso le fogne, se non ricordo male. Quindi questo è proprio il posto cruciale, ragazzi, nel quale arrivare. Bene. Che c'è, Momo? Perché continui a blaterare? Che succede? Dimmi, amico. Non vedo come poter aprire questo cancello. Daresti un'occhiata dall'altra parte? Certo, amico, come no? Ovviamente. Senza fare troppe storie. Allora, vediamo un attimino, ragazzi, di aprire il cancello al nostro amico Momo. Tra l'altro, ragazzi, Momo mi è entrato nel cuore. Cioè, è incredibile come siano riusciti comunque a farci affezionare a questi personaggi, no? Perché comunque alla fin fine, ragazzi, sono, oddio, sono comunque dei robot, no? Quindi di regola non dovrebbero comunicare nulla emotivamente. Eppure, per esempio, a Momo gli voglio un bene dell'anima, ragazzi. Gli voglio bene come un figlio. Allora, quelle uova lì ancorate al terreno sono, direi, davvero disgustose. Mi permettete di dirlo? Sono davvero disgustose. Ma gli devo fare qualcosa? Oh, shit! Fermi. Calma. Oddio, 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 oddio. Dobbiamo fare i conti, ragazzi, col surriscaldamento. Accidenti. Tu sei rimasto solo? E qui c'è rimasto un piccolo uovo. Ecco, ce n'era uno solo, per fortuna. Mori. Oh, perfetto. Allora, camminare su questa poltiglia melmosa direi che mi fa davvero schifo. Poi lo sapete che i gatti sono sensibili del stomaco. Quindi è davvero disgustoso, direi. Oddio. Ok, Momo, mi pigli al volo? Mi pigli al volo? Andiamo! Il viaggio continua, ragazzi, ci addentriamo sempre di più nelle fogne. Mettiti dritto, Bob, perché sennò non rende, la puoi capire, devi stare a capo della zattera. Ok. Questo posto sembra, oserei dire, alquanto minaccioso, cazzarola. Wow. Che spettacolo. Ok, bello, 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 eh. Momo, quanto in là ancora dovremmo andare, scusa? Qualcosa, non so cosa, ma qualcosa mi dice che quella immensa porta di metallo ci interesserà a breve. Probabilmente, infatti, la zattera sta virando proprio da questa parte. E sono contenta che Momo abbia fatto questo cambiamento, nel senso che all'inizio era spaventato, no? Più che altro, anche se era più la tristezza per aver perso i suoi amici. Quindi alla fine dice, no, basta, ho le palle per andare a recuperare i miei amici. Certo, anche se sono un robot e sono cubi, che sono di metallo, ma ce li ho. E quindi si è dato da fare, ho detto, dobbiamo trovare una soluzione e andare a recuperare i miei amici. È stata una cosa veramente molto molto bella. Wow, Momo conosce tutti i codici e le... Oddio, ecco fatto. Le diavolerie, stavo a dire, per entrare. Che è successo, Momo? Raccontalo a Bob. Dillo a Bob. Tutta questa vecchia ferraglia è rotta. Penso non ci resti che aprirla manualmente. Va bene, Bob. Sì, Bob. Bob, esatto, Bob. Seguiamo Momo. E vediamo un attimino, allora, cosa fare. Momo, che tu adesso vieni qua e vieni a osservare la situazione da qua. Ok, te tiri la catena. Ma te sei matto. Te sei matto, Momo. Sai quanto pesa sta affare? Ma se siamo impazziti? Vuoi che entro da solo? Ma io non ti lascio qua. Ma non esiste proprio. Momo, dimmi. Presto, salta sotto la porta, non reggerà a lungo. Va bene, io vado, ma solo perché me lo stai dicendo tu. Ma non sono entusiasta di farlo, eh. Ti avverto, non mi piace per niente l'idea.
Non posso accompagnarti, ma continuerò a cercare una via di uscita. Quando troverai Sbaltazar e Clementine, di loro che sono stato coraggioso. Oh, Cipi, certo che glielo dirò. Come no? Ma era quello di cui stavo parlando giusto un attimo fa. Ciao, Momo. Amico mio, ti porto nel cuore, ti voglio bene. E fai attenzione, perché comunque le fogne sono strapiene di Zurk, ragazzi. Oddio, questo posto. Cos'è questo posto? Wow, regà, sembra di stare in Stranger Things, adesso mi sta rievocando qualcosa del genere. Chi ha guardato Stranger Things forse mi capirà. Perfetto, andiamo di qua e vediamo un pochettino cosa abbiamo. Spero di riuscire a trovare appunto facilmente i due amici di Momo ai quali lui tiene particolarmente. Allora, ma questi si attivano comunque? Minchia, come pulsa, che schifo. E che ho paura di attivarli tutti, capite? Allora, piano piano. Io direi di essere pazienti, ragazzi, e di fare le cose un po' alla volta. Anche se questi sembra che stiano dormendo, perché non mi vengono a maciullare come se non ci fosse un domani. Forse stavano dormendo, giustamente, poveracci. Io li ho svegliati con così tanta cattiveria. Vabbè, per noi meglio, sicuramente. Ehi. Oh, guarda che schifo. Mamma mia, come diventano gonfi prima di esplodere. È abbastanza rivoltante, davvero. Ecco, ok. Non abbiamo avuto particolari problemi a fare questa cosa. Per me va benissimo. Ecco, adesso immagino che ci sarà il delirio, infatti. Abbiamo un attimo di pazienza, facciamo ricaricare il Deflaxor. Grazie. Oddio, regà! Ma quanti ce ne sono? Sono troppi. Allora, io sto entrando così totalmente a caso in questa conduttura, eh. Non so se è giusto o no, ma qualcosa mi ha detto di venire di qua, anche se sinceramente adesso non ho la minima idea di quello che dobbiamo fare, ragazzi. Allora, di qua per ora non posso saltare, così sembrerebbe. Perché farmi arrivare fin qui allora? Però posso saltare qui. Oh, c'è un ricordo, attenzione. È per questo che siamo giunti fin qui. Il sistema delle fogne, sì, adesso ricordo. L'acqua pulita scarseggiava. La città era rifornita da enormi macchinari che scavavano nelle viscere della terra. Come ogni altra cosa, era razionata per bastare anche in tempi di magra. Lo scienziato mi mostra i progetti delle cisterne d'acqua. Sono così grandi da potervi incapsulare un intero edificio. Ammazza! Roba seria, regà. Allora, torniamo indietro, però mi farebbe comodo la torcia, Bib. In situazioni del genere, ma vabbè, fa niente. Diciamo di sì, perfetto. Allora, ritornando da qua, regà, vediamo un attimino a cosa stiamo andando incontro. Grande sto posto, porca vacca, se è grande. Io mi sarei persa nel giro di 2 secondi. Allora, Bob, sempre intrepido, Bob. Avanti tutta, Bob, senza paura. I gatti, incredibile che non abbiano poi così tanta paura delle altezze. Io non so come facciano. È davvero incredibile. Tra l'altro, ragazzi, vi consiglio, se siete amanti dei gatti, io per puro caso qualche giorno fa ho visto che c'è su Netflix un documentario sulla mente del gatto. E quindi dura 1 ora e 10 o poco meno. Ed è davvero molto interessante, perché appunto analizza in vari modi appunto la mente del gatto. Ed è stato davvero molto molto interessante. Allora, piano, piano, piano bestiacce. Piano bestiacce. Piano, 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 piano. Oddio, shit. Oddio, shit. Molla, 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 molla. Molla, 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 molla. Oddio, regà, quanto può essere pericolosa sta cosa. Troppo, troppo pericolosa, perché ce ne sono così tanti che bisogna andare un po' per volta, vedete? Invece di farli esplodere tutti insieme, perché sennò appunto se poi si surriscalda il Deflaxor è la fine. Poi ci si ritrova completamente in balia di queste bestiacce. Ok, piano, facciamolo ricaricare. Ok,
con calma, con tutta la calma del mondo si può fare tutto. Ok, si può fare qualsiasi cosa. Ok, meno male che c'è sta pure l'indicatorino. Almeno uno si rende conto di quello che sta a fare, quanto tempo ha ancora a disposizione, se sta per morire o roba del genere. Ok. Tra l'altro con questo fumo si vede poco e niente. Ok. Ammazza quanta nebbia che c'è sta qua dentro. Oddio. Vedete, situazioni del genere possono diventare particolarmente critiche. Per cui è meglio tenersi anche a debita distanza. Mollami schifoso che non sei altro, come hai usato toccare il sacro Bob. Come cacchio hai usato? Ok. Oh. Abbiamo ripulito la zona? Sì, col cavolo proprio. Giocherina, gira la telecamera e vedrai che non hai ripulito una ceppa. Ok. Meno male che abbiamo il piccolo Bib, ragazzi, che ci fa da spalla. Comunque, io vi ripeto, non so se tra l'altro è necessaria farla questa cosa, perché probabilmente le uova rimarrebbero intatte se noi non rompessimo le palle. Non lo so. Fatto sta che siccome io non mi sento al sicuro con questi bozzoli marcescenti qua intorno, io intanto me li tolgo dai piedi, che è meglio. Perché raga, immaginatevi a far uscire tutto sto mucchio di schifi tutto insieme. Sarebbe morte certa. Cioè il tipo di ciao ciao già la tua anima, che è a posto così. Allora, adesso sì che ci siamo. Qua in fondo, ok, qua c'è una leva. Perfetto, saltiamoci su. Oh, deio, 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 deio. Direi di fare attenzione. Facciamolo ricaricare come si deve il deflaxor. Non è esploso sto schifo. Ok, è esploso alla fine. Ma sta succedendo il delirio? Perché c'è questa musica? Sì, perché probabilmente presto succederà il delirio per qualche motivo. Proseguiamo di qua, ragazzi. I rumori che sento. Non posso proseguire di qua, perfetto. C'è troppo muco, che schifo. Bene, sono pronta, ecco, ad andare incontro a qualsiasi cosa mi stia venendo incontro. Anche montagne di pulci schifose. Sono pronta a tutto, letteralmente a tutto. Allora, bestia. What the fuck is that? Oddio. Oddio. Gli avvisati. Gli avvisati che ero qui. Ma io ti accego col mio deflaxor. Pezzo di merda che non sei altro. Non serve a niente. Ma cos'è sta roba? La melma è viva. Oddio che schifo. No regà. Cioè non so se ci rendiamo conto di quello che sto qua. Io non ancora mi rendo conto di quello che sto guardando. Che mi sta guardando con 3000 occhi. Ma che è sta porcheria immane? Perché? Perché sta porcheria è nelle pareti e dappertutto? Oddio. Io, se pensavo di aver visto già cose disgustose, direi che adesso abbiamo raggiunto il 10 più nello schifezzometro. Cioè sto gioco sta continuando a stupirmi. Cioè ogni tanto c'è qualcosa, qualche elemento che mi lascia un attimo perplessa. Oddio. Ne arrivano altri. Oddio, quanti altri ne arriveranno, raga. Non eravate capaci di saltare voi bestiacce immonde? Infatti, ok. Ogni secondo può essere fatale. Qua è pieno di bozzoli. Ok. Scusate un attimo il mio silenzio, ragazzi, ma sono ancora alquanto sbigottita, davvero, dal fatto che la melma abbia migliaia di occhi. È alquanto disturbante, ecco, penso che disturbante sia il termine esatto. Procedemus. Oddio, state buono. State buono a mandare i tuoi scagnozzi, i tuoi figli, che sono? Io li sto distruggendo un po' alla volta, però, cioè... Mi devi dato che fa tutto un po' schifo. Cioè forse lui è arrabbiato perché si rende conto di fare profondamente schifo. Quindi dice: perché io sono dovuto nascere sotto forma di
muco di pulce. Mi sarei arrabbiata pure io, insomma. Mi sarebbero girati i cocomeri pure a me, ecco. Questo sì, eh. Raga, sti occhi continuano ad essere dappertutto. Siccome non erano già abbastanza, continuano ad essere dannatamente dappertutto. Ripeto, la cosa è orribilmente disturbante. Ok, mandali pure. Io ho un'arma infallibile che li ucciderà. Io e il mio Bib siamo praticamente invincibili. Ok, venite sotto forma. Allora, a me mi sta venendo un dubbio che questi forse... Ah, ecco, vedete perché faccio bene a distruggerli io prima, ragazzi. Perché poi succede il delirio. Se ci passo a fianco esplodono, poi è un cazzo di problema. Quindi penso sia meglio fare un po' alla volta, così, piuttosto che poi ritrovarceli tutti insieme che ci inseguono per accaparrarsi la mia coda bellissima da gatto Bob. Ok. Che c'è? Ti incazzi perché uccido i tuoi figli? Sono tuoi figli questi schifi? Giustamente hanno preso tutto dalla madre o dal padre o cosa diavolo tu sia. Vado. Mamma mia. Una vita pure per uscire da sta situazione di merda. Allora, andiamo. Oddio. Ma perché deve essere pieno dappertutto? Un po' di tregua, per favore. Me so abbastanza scippata le noci, eh. Oddio, qua sono chiusi gli occhi. Minchia, raga, se l'hanno fatto bene, L'hanno fatto benissimo. Se devo proprio essere sincera, nello schifo lo hanno fatto veramente benissimo. Mamma mia. È dappertutto. Oh mio Dio. Come sono dappertutto sti cazzo di Zurk. Porca zozza. Ok, facciamo il giro di qua. Salve. Buondì, scusate il disturbo, ma devo passare. Ok. Qua c'è qualcosa da fare per aprire sta porta. Ok, Bib, pensaci tu che sei il mago della tecnologia. Ok, abbiamo aperto di... Oddio, mo se sarà svegliato. Ah, eccolo là. Mi scusi, eh. Oddio, si è incazzato. Lei si deve rendere conto che ha infestato questo posto senza alcun diritto, lo capisce? Oh, sta incazzato proprio. Continua a mandarmi orderi sticosi. Le sto dicendo che deve un attimo ragionare. Si deve rendere conto di aver infestato ingiustamente questo posto. Capisce? Oddio, che sta succedendo? Dove sono esplosi? Ok, passiamo dall'altra parte, ragazzi. Facciamo attivare a Bib anche quest'ulteriore interruttore. Forza Bib, forza e coraggio, non aver paura. Ci sono qui io, l'intrepido Bob. Salve, addio, anche se immagino che sarà anche dall'altra parte, non mi stupirebbe. Tanto ha infestato ogni angolo di questo posto, sto schifoso. Ehi, mamma mia, regà, com'è grosso sto posto. Eccolo qua, oddio. Mi aspettavo di trovarla a questa parte. Non mi aspettavo di vedere che gli occhi diventano sempre più grandi. Ok, ragazzi, cioè io vi giuro che per me questa cosa è estremamente disturbante. Vi assicuro, io non so se è una fobia o se che cos'è, ma questa cosa di questi occhi dappertutto che continuamente ti osservano, e tra l'altro sono così giganteschi, è terribilmente disturbante. Oddio. Oddio no. Oddio. Bob. Bib. No.
nel giro di 30 secondi ti fanno succedere de tutto. Bob quasi ci rimette le penne, Bib forse ci ha rimesso le penne. E mo stiamo correndo per la nostra vita. Oddio, corri Bob. Corri per l'amore del cielo. Oddio! Via, lasciatemi! Via! Via! Mamma mia. Che cavolo di infestazione di merda. Quanti cacchio siete? Mio Dio, altro che batteri. Devi correre come se non ci fosse un domani, Bob. Non ti guardare indietro. Per favore. Oddio. Oddio, ma dai, ma è impossibile. Oddio. Oh! Ma non mi possono prendere un attimo. Corri, Bob. Oddio. Per la tua vita e per quella di Bib. Oddio, via. Oddio. Oddio, 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 oddio. Aiuto. Aiuto, che qualcuno mi aiuti. C'è qualcuno che mi può dare una mano, ve prego. Oddio. Via. Aiuto. Oddio, 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 si sta chiudendo, si sta chiudendo, si sta chiudendo. Oh. Bib, Bib, ci sei Bib? Bib, ti prego. Oh, Dio, meno male, sei ripreso. Era buio, ero solo, sembrava di essere tornato nella rete. Ma tu mi hai salvato. Grazie, amico mio. Oh, che dovevo fare? Ti dovevo lasciare lì. Attingere tanta elettricità ha messo a dura prova il mio processore. Il deflaxor è completamente distrutto. Dovremmo fare attenzione. Quindi niente ragazzi, i tempi del me la tiro e uso il deflaxor a non finire contro le pulci è finito. Quindi niente più tempo di fare gli sboroni, insomma. Ok. Allora, è stato abbastanza drammatico ragazzi, se devo proprio dirla tutta. Dopo aver corso un incredibile pericolo di perdere noi la vita e quella di Bib, eccoci qua, ancora nelle fogne, ci addentriamo sempre di più nelle fogne. Mi chiedo se riusciremo a incontrare alla fin fine Sbaltazar e Clementine. Io spero di sì, perché ne dovrà essere valsa la pena ragazzi ricorrere tutti questi pericoli. Ok, c'è un buchetto pensato apposta per Bob, guarda un po' te. Oddio, eccolo. Deve essere lui o lei. E ci sono delle piante qui. Salve. Salve. Paladin, ok, non è nessuno dei due, perfetto. Un viandante riemerso dalle fogne. Non se ne vedeva uno da secoli, addirittura. Sei stato tu a contattarci prima, il piccolo oltreggioso? Sbaltazar l'oltreggioso ti sta aspettando e a meditare in cima al villaggio. Allora, già il fatto che sia lì a meditare è cioè, tipo una cosa toppe. Cioè, una cosa assolutamente toppe. Villa Antenna, attenzione. Nuovo posto. Oddio, che spettacolo. E ci sono delle piante qui. Salve. Questo macchinario, lo scienziato che assistevo ne aveva uno simile. Cos'è? È tipo una capsula. Era malato, questa era la sua ultima speranza. È entrato nel macchinario. Ma io non ero con lui, era solo. Cosa stava facendo? Si è trasferito all'interno del computer e poi tutto è cambiato. Ma con il trasferimento qualcosa è andato storto. È rimasto bloccato per centinaia di anni. Fino alla comparsa di un micio. Oh mio Dio, ma veramente. Infatti, mo stavo a dire, sarà lui lo scienziato, si è trasferito dentro Bib. Possibile, ero io lo scienziato. Oddio, io ero umano.
Mi serve un istante. Beh, te credo. È uno shock. Oddio. Wow. Recuperando i ricordi, ovviamente, alla fine è riuscito a ricordarsi che era lui, lo scienziato, di cui si ricordava qualcosa. Che cosa bella, ragazzi. Cioè, nel senso, vedete, ogni 5 minuti succede qualcosa di interessante. Scusi, è una cosa da gatti, insomma, buttarevi sotto le cose. Salve. Buonasera, signore. Scusami, io... Cos'hai? Mi serve un attimo. Non ho molta voglia di parlare adesso. Va bene, va benissimo, Bib. Ok, e ti lascerò tutto il tempo che ti serve. Non ti preoccupare. Allora io direi di dirigerci verso l'alto. Anche se l'idea di saltare sopra questo tronco, sempre se riesco a farlo, l'idea di saltare sopra questo tronco è estremamente allettante. Ma guardate che cosa bella! Mamma mia, ragazzi, cioè, guardate che spettacolo! Cioè, bellissimo. Un albero coi fiori e tutto il resto. Continuiamo a salire. Oh, qua c'è qualcosa che posso fare. Mi posso fare le unghie? Mi posso fare le unghie qua sopra? Lo so, l'ho visto che lo posso fare. Ovviamente. Perché se puoi rovinare un divano, devi rovinarlo. Chissà, forse non avrà ancora voglia di parlare, Bib. Cioè, raga, è alquanto sconvolto. Io penso di capirlo. E lei? Cos'altro ho dimenticato? Devo aver avuto dei genitori, degli amici. Che ne è stato di tutti? Volevo spalancare la città, ma sarà rimasto qualcuno da salvare. Povero, povero Bib, ragazzi. Cioè, è rimasto completamente sconvolto da questa cosa. Non è lui, ok, non possiamo parlargli, vedete, non è cliccabile. E quindi dove vado? Perché di qua non posso saltare. Salve, signori, fate... Oh! Scusate! Scusate, non volevo, non vogliatemene, vi prego. Non era mia intenzione. Tra l'altro, raga, facendo questa cosa mi ha dato un achievement che si chiamava scacco gatto. Penso di aver detto tutto. Ma io in effetti volevo salire, non volevo scendere. Se proprio la dobbiamo dire tutta, eh. Oddio, che bello. Dai, raga, coltivano le piante e i fiori. Ma che spettacolo. Fatto sta che adesso mi sa che per tornare su sarà un bel cacchio di problema. Perfetto, torniamo su. Devo tornare e andare il più su possibile. Detto che era di sopra a meditare. Vediamo di qua cosa c'è. Ok, forse possiamo... Salve, scusate se invado la vostra privacy. Forse volevate scorreggiare in santa pace. Ok, da qui possiamo salire, ragazzi. Continuare a salire. Perché ovviamente se non ce lo permette una scala, il magico Bob... Ah, siamo ritornati di qua. Forse posso salire da qui? Ok, esatto. Se non ce lo permette una scala, troveremo sicuramente una strada alternativa. Ehi, eccolo! E questo cos'è? Oddio! Ehi, non lo sapete che non bisogna mai interrompere la meditazione trascendentale altrui? È vero. Oh, sei tu. Prima eri con Momo quando abbiamo ricevuto la chiamata. Lieto di incontrarti finalmente, piccolo oltreggioso. Conosci Momo e Doc, perciò sei già pratico di noi oltreggiosi. Mi mancano. Il loro ricordo mi infonde pace. Momo è rimasto nei bassi fondi. Ho sentito che hai collaborato al ritrovamento di Doc. Quanto a Clementine... Si trova nell'infracittà al momento. Se vuoi ancora vedere l'oltre, lei è la sola a potertici condurre. A quanto pare ha una specie di piano per lasciare la città. Tieni, prendi questa. Ho scritto il suo indirizzo sul retro della foto. Grazie! Per raggiungere l'infracittà, scala il nostro piccolo villaggio. Dovrebbe essere semplice per un tipo agile come te. Se dovessi raggiungere l'oltre, saresti il primo in assoluto. Ti augurerei buona fortuna, ma non ne hai bisogno. Io credo in te.
Grazie, Sbaltazarro, come cacchio se legge il tuo nome. È stata bella sta cosa. Scusami se prima mi sono spento, sono umano. Probabilmente l'ultimo rimasto al mondo. E guarda cosa resta di me. Ho ricordato molte cose, ma quante ne ho dimenticate. Forse se troviamo Clementine potremo sia ripristinare i miei ricordi, sia riportarti a casa. Possiamo tornare di sotto e scoprire di più sui compagni, oppure proseguire verso l'infracittà. Ok, quindi quello che bisogna fare adesso, ragazzi, è appunto raggiungere quest'infracittà per riuscire a trovare Clementine e poter appunto quindi avere un piano per riuscire a raggiungere l'oltre. Quindi direi che riprenderemo da qui, ragazzi, la prossima volta. Probabilmente non manca molto alla fine, non so di preciso quanto, ma non so se riusciranno a uscirci due oppure un episodio. Sinceramente questo non lo so, magari me lo potete dire voi se lo avete giocato, se lo avete guardato già da qualcuno. Ovviamente, ragazzi, aspetto tutti i vostri pareri su questo episodio in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!